Oggetto numero 28, risponde l'assessore Coletto, interroga la consigliera Fioroni. Prego, vicepresidente Fioroni. Grazie, presidente. L'interrogazione in oggetto, che riguarda la riqualificazione e l'implementazione del San Matteo degli Infermi di Spoleto, in realtà risale ed è stata depositata circa un mese fa, quando ancora erano attive le ordinanze che facevano dell'ospedale di Spoleto temporaneamente una struttura Covid-19. Ricordiamo che quelle stesse ordinanze che si sono susseguite nel tempo sono state necessarie per dare risposte, per contrastare quella che è stata una veloce progressione dell'epidemia da Covid-19. Nonostante infatti nella prima fase sappiamo tutti che la nostra regione non è stata interessata da numeri alti di contagi, comunque si è trovata a dover affrontare problemi immediati dovuti per esempio alla carenza delle terapie intensive, dovuti ad un problema di personale che, sottolineo, è un problema atavico e comunque connaturato alle nostre strutture. Ringrazio sempre e comunque tutto il personale sanitario che dal San Matteo degli Infermi a tutte le strutture sanitarie della nostra regione si sono messi a disposizione, soprattutto hanno svolto un encomiabile operazione di contrasto a questa pandemia e ancora lo stanno facendo. Quindi dicevo, nella prima fase problematiche legate alle strutture, problematiche legate al personale, problematiche anche legate alla spesso troppa improvvisazione del governo nazionale, che aveva centralizzato per esempio l'approvvigionamento delle strumentazioni e dei DPI, che chiaramente sono spesso arrivati in maniera non efficace e anche sbagliata. Poi abbiamo la seconda fase. La seconda fase è a ottobre, il numero dei contagi è aumentato ed è proprio da ottobre che iniziano le ordinanze di riconversione dell'ospedale di Spoleto. La seconda fase è stata affrontata, così come tutte le fasi progressive dell'epidemia, dal sistema sanitario regionale in maniera efficace, ponendo in essere, ripeto, progressivamente azioni commisurate ai contagi. Quindi non c'è stata inerzia, non c'è stato immobilismo, ma c'è stata una progressione rispetto a quelli che erano i contagi nella nostra regione. Poi abbiamo avuto la terza fase nei primi mesi del 2021, in cui l'Umbria è stata interessata come prima regione dalle due varianti del virus selvaggio, il Covid-19, che chiaramente si sono insidiate, sono entrate nella nostra regione nonostante fossero sempre mantenute i livelli di sicurezza e di guardia sempre attenta che sono stati mantenuti durante l'epidemia. Queste ordinanze ora, sappiamo bene, non valgono più per quanto riguarda l'ospedale del San Matteo degli Infermi, perché è palese la riconfigurazione dell'ospedale stesso, che è stata annunciata nella conferenza stampa del 21 maggio a Spoleto, ma che poi è iniziata progressivamente già nelle settimane precedenti attraverso la riattivazione di vari reparti, ricordo medicina, ortopedia, chirurgia generale, ginecologia, urologia e del pronto soccorso. Bene, questa interrogazione noi riteniamo comunque sia sempre molto attuale, perché il ruolo strategico del San Matteo degli Infermi si è proprio ancor più concretizzato nella risposta all'emergenza. Ricordiamo come al San Matteo, quindi nel nosocomio spoletino, si sia risposto in maniera efficace a tutte le situazioni di contagio da patologia da Covid-19, sia intensivo che semi-intensivo che ambulatoriale, sia quindi nella fase di acuzie che post-acuzie. E nello stesso tempo il San Matteo degli Infermi ha mantenuto in piedi numerose prestazioni, addirittura aumentando il numero delle prestazioni nella seconda metà del 2020, quando sono state attivate le ordinanze di riconversione, addirittura per 26.000 prestazioni, e recuperando anche quelle che erano state sospese nella prima fase dell'epidemia. Questo che significa? Significa che è un ospedale funzionante, è un ospedale su cui chiaramente sono stati già fatti degli interventi strutturali importanti di adeguamento,
che necessita però ancora interventi successivi di ammodernamento e sicuramente per riuscire anche a colmare quelle che sono state la mancanza di interventi delle amministrazioni regionali precedenti, e soprattutto deve rientrare in una logica di disegno globale del piano socio-sanitario, che deve vedere la valorizzazione dell'integrazione tra ospedale e territorio e anche tra le strutture ospedaliere. Ricordiamo infatti che il vasto bacino d'utenza dell'ospedale di Spoleto è un bacino che necessita chiaramente di servizi importanti, ma ha anche la possibilità di integrarsi con quelli che sono i servizi offerti dall'ospedale di Foligno, anch'esso DEO di primo livello. Quindi, proprio per tutte le premesse che sono state fatte, le domande che poniamo alla Giunta riguardano il potenziamento, la specializzazione e l'implementazione dei servizi offerti nella struttura nosocomiale del San Matteo degli Infermi di Spoleto, anche in virtù del nuovo piano sociosanitario della Regione Umbria, quindi riattivazione dei reparti, ma anche quale sia il disegno per il futuro di questo ospedale, che, ripeto, ha una sua valenza strategica nel territorio di competenza per tutta la comunità regionale. E quali sono poi gli intendimenti per realizzazione del piano di integrazione sinergica tra gli ospedali di Spoleto e Foligno, considerate anche i bisogni e le necessità dei cittadini della Valnerina. Un'integrazione che peraltro è stata sempre annunciata e sbandierata nel tempo, ma che nelle scorse amministrazioni non è stata mai fatta. Grazie. Grazie Presidente. Allora, per quanto riguarda il San Matteo degli Infermi, va fatta una puntualizzazione. È uno dei 7 ospedali dove il Ministero della Sanità ha deciso di investire per quanto riguarda appunto la riorganizzazione delle terapie intensive, in considerazione del fatto che è un DEA di primo livello. Quindi ha una valenza particolare ed ha una particolare importanza, in considerazione del fatto che le implementazioni per quanto riguarda questo ospedale direi che sono oltre che necessarie anche dovute. La Presidente Fioroni ha appena sottolineato appunto che tanti reparti sono partiti, la medicina ordinaria, la chirurgia multidisciplinare, l'urologia, l'ortopedia, la terapia intensiva per quanto riguarda la preospedalizzazione. Quindi direi che quello che è stato un ospedale Covid, che forzosamente, forzatamente abbiamo dovuto definire come tale, perché proprio come mandato era quello dell'ospedale con le terapie intensive. Il Ministero stesso, nonostante noi abbiamo insistito per definirlo in altre maniere, per spostare l'ospedale Covid da altre parti, in altri siti, ha voluto che questi ospedali fossero all'interno di DEA di primo livello. Ciò detto, noi abbiamo un debito di riconoscenza nei confronti di questo sito ospedaliero, un debito di riconoscenza che va ricollocato all'interno di quello che è una ristrutturazione del sistema ospedaliero da fare nel piano sociosanitario, una revisione di quelle che sono le reti da fare sempre all'interno del piano sociosanitario, un coinvolgimento, una creazione di bacini attraverso la differenziazione dell'identità da dare a questi ospedali. Bene, ovviamente questo sarà un polo unico, sto parlando di Foligno e Spoleto, che poggia su due gambe. Ovviamente avranno compiti diversi proprio per dare un bacino d'utenza necessario e sufficiente a sostenere questi due ospedali. Di conseguenza, l'obiettivo potrebbe essere, in considerazione del fatto che dovrà essere condiviso con il Consiglio regionale, quello di dare come obiettivo di ospedale destinato all'elezione, quindi alla programmazione, Spoleto, e all'emergenza urgenza, quindi alla chirurgia pesante, all'ospedale di Foligno. Sono
due strade diverse che uniscono questi poli, danno dei compiti ben chiari chi fa che cosa. Quindi la riattivazione del punto nascite, ovviamente dopo la fase pandemica, deve essere riattivato in considerazione del fatto che le attuali schede prevedono un punto nascite, in considerazione del fatto che stiamo riattivando e recuperando quelle che sono le risorse umane, quindi i pediatri da destinare a questo punto nascite, per dar continuità a quelle che sono le schede che prevedono appunto la disponibilità su questo territorio della ginecologia e della pediatria destinata appunto a dar vita a questo punto nascita. E esiste naturalmente anche l'obiettivo di dare continuità anche a quella che è una prestazione d'eccellenza che riguarda l'oncologia, che riguarda la radioterapia, che riguarda l'acquisto di un nuovo acceleratore lineare, in maniera tale da riuscire a potenziare ulteriormente da quelle che sono le 30 prestazioni al giorno che questo ospedale riesce a dare, portarlo fino a 40 con un nuovo acceleratore lineare, una nuova radioterapia che può rendere dei servizi importanti su questo territorio, che evidentemente dovrà coinvolgere anche Norcia e la Valnerina, perché è chiaro che il bacino d'utenza dovrà coinvolgere anche questi paesi, anche queste zone, in maniera tale da dare sostegno e da dare possibilità di erogare prestazioni ad alti livelli. Sappiamo che le skin, come previsto dall'OMS, devono essere sostenute da un determinato numero di prestazioni che vengono erogate sul territorio. Quindi io direi che la strada del San Matteo è ben definita con la riapertura del punto nascite, con l'acquisizione di un nuovo acceleratore lineare che va a sostituire quello ormai vetusto che è nella disponibilità di questo ospedale, con la riattivazione dei nuovi reparti, ma soprattutto con un'identità particolare che lo differenzia da quello che è l'operatività destinata a Foligno. Sappiamo bene che due ospedali generici a 10 minuti di strada, un quarto d'ora di strada, non possono sopravvivere. Per dar vitalità, per dare prospettiva a questi due siti ospedalieri importanti, va differenziata l'identità, quindi elezione su Spoleto e emergenza-urgenza su Foligno, creando così due bacini d'utenza ben definiti, ben importanti, che possono sostenere questi due ospedali. È chiaro che questa prospettiva verrà definita al più presto, è già in itinere quello che è il capitolato per l'acquisizione del nuovo acceleratore e sono già state esposte appunto gli avvisi per quanto riguarda la pediatria. L'ospedale San Matteo è sicuramente sostenuto e sarà un caposaldo di questa regione. Grazie. Do la parola alla vicepresidente Fioroni per la replica. Beh, grazie Assessore, penso che oggi le sue parole in quella che è la massima assise regionale, che è l'Assemblea legislativa. Silenzio in aula, per cortesia. Si tramuteranno in passi concreti, così come stanno state gli impegni assunti sin dall'emissione delle ordinanze, dall'adozione delle ordinanze stesse, a cui si è sempre affiancato comunque la rassicurazione da parte della Presidenza di questa Giunta regionale e da parte sua del fatto che l'ospedale alla fine di questo percorso di riconversione temporanea avrebbe non solo avuto la riattivazione quindi dei propri reparti, ma addirittura una propria riqualificazione e implementazione. Così come sono stati rispettati gli impegni assunti durante quella già citata conferenza stampa del 21 maggio e ora abbiamo ora altri impegni che questa giunta si assume nei confronti del nosocomio spoletino per assicurare una presa in carico e delle cure appropriate ai nostri cittadini. Quindi la ringrazio per la risposta e continueremo chiaramente a collaborare per assicurare appunto a questo bacino di Lucenza la adeguata risposta. Grazie. Oggetto numero 34. Chiusura delle filiali bancarie nei piccoli comuni.
presentata dai consiglieri Peppucci, Carissimi, Rondini e Nicchi. Interroga la consigliera Peppucci. Prego, consigliera. Grazie Presidente. Allora, l'interrogazione in questione ha per oggetto la chiusura delle filiali bancarie. Ultimo caso è quello del comune di Castel Ritaldi, che ha visto in prima fila, oltre al sindaco Sabatini, anche ANCI e molti sindaci. Per favore, silenzio in aula. Sindaci e amministratori umbri. In realtà quello della chiusura delle filiali bancarie non è un tema che riguarda solamente il comune di Castel Ritaldi, ma è una problematica che interessa diversi comuni umbri, anche, soprattutto piccoli comuni umbri. Infatti la chiusura delle filiali bancarie risponde a delle logiche di piani industriali volti ad ottimizzare i costi, che chiaramente non tengono in considerazione la storia e le piccole realtà della nostra regione costituita principalmente da piccoli comuni. Ma questo chiaramente va a portare dei problemi per le comunità e problemi per i territori. Un problema in primo luogo economico, inteso come un problema sociale, cioè molte persone, soprattutto persone anziane, si trovano anche in difficoltà con gli strumenti tecnologici a disposizione nel poter usufruire dei servizi bancari, oltre alla difficoltà anche a spostarsi nei centri più grandi. Un problema dal punto di vista economico, riferito all'imprenditoria, con il rischio di spostare le attività del territorio in centri più grandi, oltre a un problema lavorativo per i bancari, che chiaramente sono occupati in determinate filiali, in determinati territori. Le conseguenze sono essenzialmente due. In primo luogo un rischio di spopolamento dei piccoli centri e un rischio di fare inserire la criminalità organizzata, e quindi un rischio di usura nel momento in cui non si ha la possibilità di fornire determinate risposte e poter soddisfare di determinati bisogni. La situazione in Umbria si identifica con 5 comuni nella provincia di Terni senza banche, quindi parliamo di un bacino di 5.700 abitanti. Nella provincia di Perugia invece ci sono 15 comuni senza banche, parliamo di 20.600 abitanti. Perciò abbiamo un totale di 30.000 umbri senza un servizio bancario e la situazione tende comunque a peggiorare nel corso del tempo. La problematica è rilevante e la politica di certo non può restare a guardare e non può non intervenire. Per questo la necessità di questa interrogazione con la quale si chiede alla Giunta regionale di poter conoscere lo stato attuale dei servizi bancari attualmente attivi nel comune di Castel Ritaldi, per sapere se la Giunta regionale ha esaminato la problematica della chiusura delle filiali bancarie nei piccoli comuni umbri e quali azioni intende mettere in campo per tutelare i diritti dei cittadini e delle piccole realtà. Grazie. Grazie consigliera. Benvenuta e buongiorno alla Presidente Tesei. Prego, a lei la parola, Presidente. Sì, buongiorno, grazie. Allora, credo sia il caso di fare anche un attimo un excursus sulla situazione bancaria e delle varie filiali in Italia, anche per renderci conto del momento che stiamo in qualche modo vivendo. Le banche italiane, le filiali in Italia di banche estere alla fine del 2020 disponevano di 23.481 sportelli operativi, il 52% dei quali appartenenti a quelle banche di maggiori dimensione, la parte restante ripartita all'incirca in parti uguali fra le altre categorie di enti segnalanti. Sempre al 31 dicembre 2020, secondo i dati relativi alla classificazione per gruppo istituzionale, le banche società per azioni possedevano il 75% degli sportelli operativi. La quota riconducibile alle banche di credito cooperativo è pari a circa il 18%
e quella delle banche popolari a circa il 6%. Nel corso del 2020 si è registrata una riduzione del numero degli sportelli bancari attivi sul territorio italiano, che sono passati da 24.312 a fine 2019 a 23.481 a fine 2020, quindi una chiusura di 831 sportelli, una percentuale di circa il 3,4% rispetto ai dati del 2019. La diminuzione ha riguardato tutte le regioni ed è stata percentualmente più accentuata in Valle d'Aosta. In Umbria la riduzione del numero degli sportelli si colloca nella media nazionale. Infatti nel 2020 il numero degli sportelli si è ridotto di 15 unità, passando da 407 a 392. La diminuzione ha interessato sportelli bancari afferenti banche, società per azioni, da 310 a 295. Tutti gli sportelli che hanno cessato l'operatività erano collocati nella provincia di Perugia, che è passata da 267 a 252. Nessuna chiusura di sportelli è stata segnalata nella provincia di Terni, in cui permanevano al 31 dicembre 97 sportelli bancari. Da segnalare altresì che in Umbria i comuni serviti da sportelli bancari alla medesima data erano 75, di cui 46 in provincia di Perugia e 29 in provincia di Terni, dati inalterati rispetto all'anno precedente. In media in Italia si è passati da 41 a 39 sportelli ogni 100.000 abitanti. L'Umbria in questo senso vede da un lato, cioè vede un dato superiore alla media nazionale, con un passaggio da 47 a 45 sportelli ogni 100.000 abitanti dal 2019 al 2020. Il tutto ascrivibile alla provincia di Perugia, da 48 a 46, mentre permane stabile la provincia di Terni a 43 sportelli per 100.000 abitanti. I dipendenti delle banche sono passati da 282.000 a 275.000 tra il 2019 e il 2020 in Italia. In Umbria la riduzione dal punto di vista del personale corrisponde a 53 unità, tutta riferibile anche in questo caso alla provincia di Perugia, visto che la provincia di Terni in controtendenza ha visto aumentare i dipendenti degli sportelli bancari da 671 a 732. In questo contesto la transizione digitale ha determinato sicuramente percorsi di riorganizzazione del sistema bancario e ha fatto sì che in Italia siano stati chiusi oltre 10.000 sportelli bancari in 10 anni, da 34.036 a inizio 2010 a 23.481 all'inizio del 2020, circa il 30% in meno. Nonostante il calo, però, restiamo ancora quarti in Europa con 39 filiali ogni 100.000 abitanti rispetto alle 56 di inizio decennio, con una media europea che si attesta intorno alle 22 filiali per 100.000 abitanti. Osservando la situazione territoriale nel contesto italiano, il Sud segue di più la media europea rispetto al Nord. Le agenzie ogni 100.000 abitanti sono 20 in Calabria, 22 in Campania e 25 in Sicilia. Valori elevati invece in Trentino Alto Adige 70, Valle d'Aosta 63 ed Emilia Romagna 56. È quindi evidente che il digitale, la concorrenza e la sfida della sostenibilità hanno rivoluzionato le banche e le relazioni con i clienti. Ma non solo i principi di prudente gestione devono caratterizzare le attività di intermediari finanziari vigilati e naturalmente che tengono conto anche di questo passaggio ai nuovi sistemi di erogazione dei servizi bancari che purtroppo oggi sono sicuramente molto rafforzati e molto evidenti. Tutto questo per descrivere sicuramente un panorama che riguarda l'intero nostro paese e questa è purtroppo la tendenza. In questo contesto la chiusura degli sportelli dei centri minori è un tema molto impattante in termini di riflessi su alcuni segmenti della popolazione.
oltre che in termini di servizi alle imprese a maggiore caratterizzazione locale. Si tratta quindi di in qualche modo accompagnare un processo che, se da un lato è in linea con il trend nazionale, dall'altro richiede una componente fondamentale nella gestione di qualsiasi impresa, e tanto più di un'impresa come la banca, che fa del rapporto con i cittadini il core business e la responsabilità sociale. Responsabilità che deve esprimersi anche nella ponderata ed equilibrata gestione del rapporto con il territorio e le comunità locali, accompagnando i processi di transizione verso una nuova dimensione dell'impresa banca, con la doverosa e attenta valutazione dell'impatto che gli stessi hanno sul territorio. In questo contesto, la Giunta regionale è impegnata a fianco delle comunità locali in questo percorso di tutela della presenza di servizi sentiti e ritenuti proprio come essenziali dalla popolazione, attraverso un'azione che possiamo definire di diplomazia economico finalizzata a sensibilizzare le banche su questi aspetti fondamentali per i nostri territori. Per quanto attiene, da ultimo, le questioni sollevate dalla consigliere interrogante, c'è stata un'interlocuzione che abbiamo cercato comunque di portare avanti, perché siamo assolutamente convinti che i servizi, e questo fa parte anche di una visione che dobbiamo avere per il futuro delle nostre, dei nostri piccoli comuni, e per esempio c'è tutta la questione, cioè, che riguarda anche le aree interne, per cercare di salvaguardare naturalmente presidi di servizi che sono essenziali per le comunità. Come potete però comprendere e sapere, c'è un'autonomia da parte delle banche che non è che può imporre situazioni o questioni, quindi solo un'interlocuzione costante e attenta per far sì che anche questi servizi, anche in modi magari e modalità anche riviste alla luce dei nuovi sistemi e di implementazione del digitale e quant'altro, possano comunque essere garantiti a queste comunità e ai piccoli comuni, che sicuramente percepiscono questa mancanza in modo molto importante. Quindi la nostra attenzione c'è, e naturalmente nei limiti delle possibilità che sono proprie di un organo come naturalmente la Giunta e come la sottoscritta. Grazie. Grazie Presidente, prego consigliera Peppucci per la replica. Grazie Presidente De Sei per la risposta, ma soprattutto per l'attenzione rispetto a un tema e rispetto a comunità che stanno in una qualche maniera subendo un disservizio. È chiaro che, appunto, come si diceva prima, queste decisioni vengono prese sulla base di piani industriali che non vengono chiaramente, non dipendono direttamente da delle decisioni della Regione, ma è chiaro che un'interlocuzione come quella che quindi sta portando avanti lei e la Giunta in questo caso è fondamentale. Quindi la ringrazio nuovamente per la risposta, e sono assolutamente favorevole, e quindi anche condivido, diciamo, lo spirito con la quale la Giunta sta portando avanti questa tematica. Grazie.